Signori, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e benvenuti in un'altra live. Finita quella di prima, ne comincia subito una nuova. Io mi sistemo il microfono con il quale litigo tutte le volte in questa impostazione perché o mi sentite o io non vi leggo. Grazie a Nilay che si abbona, grazie a Matthew 1996 che fa lo stesso e grazie per aver da subito finanziato questo hype train. Signori, veniamo dalla live di EveryEye, nella quale abbiamo ottenuto in 2 orette il Pokédex nazionale mettendoci nella sacca i Pixis, Riolu, che in realtà abbiamo semplicemente visto da un veterano, e Palkia, annusato dalla nonna di Camilla, e oggi ci troviamo qui per un primo di 2 appuntamenti. Oggi diamo una bella annusatina, ma in realtà anche aperturina, a questo secondo box di colpo fusione. Rispetto al primo, magari riusciremo a vedere anche più artwork e a mettere le mani sul Mew godereccio. E ci godiamo anche un antipasto per quello che poi sarà il gran finale stasera ore 21:30, durante il quale cercheremo di glitchare il glitchabile, poggare il poggabile e arrivare da Shaymin, anche se Game Freak e ILC hanno detto no, noi invece lo vogliamo fare lo stesso. Ragazzuoli, intanto vi do il benvenuto e cellulare alla mano, se lo recupero, eccolo qua, vi dico che ci sono vari sconti sul Federic Store, ve lo ricorderò stasera e peraltro passo a Chiara anche il banner dedicato dell'evento, così che almeno poi si metta in grafica. Ora ti faccio il passare. Eccolo qua. Dicevo, ragazzi, durante la diretta ci saranno vari sconti per il Federic Store. Nel Federic Store, datemi un secondo. Chiara.a, eccolo qua. Così almeno lo mando subito. E Chiara poi lo mette a schermo. Ecco qua ragazzi, vi leggo anche adesso. Grazie a Claire che regala una sub, grazie a Ticci che si abbona per il 37° mese, Claire ne regala altre 4, grazie, grazie a Nilay che si abbona per il 6° mese e a Matthew che avevo già ringraziato prima. Game Freak, ILCA, no, Sidonia, e io dico di sì, Pog, esattamente. Allora ragazzi, vi elenco subito, e ho cellulare alla mano per questo, quali sono gli sconti del Federic Store. Innanzitutto visitatelo tutto il giorno, perché il Federic Store sta cambiando oggetti in sconto ogni ora praticamente, quindi ciò che è in sconto adesso potrebbe non essere in sconto dopo, d'accordo? A tal proposito vi dico che durante questa live dovrebbero esserci in sconto l'Elite di Colpo Fusione o forse del 25esimo a 48,90 euro. Il box, che è sicuramente quello di colpo fusione, invece, che è a 100 aggiornate mod, 149,90 già era in sconto di 30 euro a 169 nei giorni precedenti. Ora, per il Black Friday, amici, colpo fusione a 149,90 euro, fuori di testa, quindi 149,90 euro. Le bustine singole sono scontate a 4,90 euro, quindi a questo punto vi direi che l'Elite Box è proprio quello di colpo fusione. E l'art set delle bustine, cioè le bustine con tutti gli artwork, ok? Che hanno messo a disposizione i ragazzi di Pokémon Company a 20,50 euro, ok? Quindi, amici del wrestling pazzo, è tutto esaurito, sai dove mi sa. Ragazzi, provateci. Ok, io vi dico solo provateci perché insomma, regia mi hanno detto che questi sono i prezzi, ma anche che non è semplice navigare sul sito. Grazie a Bifcotto che si abbona per il 10° mese e a Belbillo007 che si abbona per il 2° insieme a SimoYuTorrent che si abbona per il 9° mese. Grazie mille a tutti, ragazzi. Vi dicevo, intanto ecco qua, abbiamo il boxino bannerino di Federic dal 26 al 28 novembre, quindi fino a domenica durano questi sconti. Ci sono sconti fino al 50%, la cui natura però cambia ogni ora, ok? Quindi ciò che vi ho detto varrà durante la mia live, non so se varrà anche dopo, d'accordo? Dopo, in teoria, potrebbero non esserci più gli sconti su colpo fusione. Dunque, signori miei, fateci attenzione a 149 euro, quindi a 50 fottuti euro meno del prezzo di listino, non credo che
si troverà più con una certa facilità. Quindi, ragazzi, io direi ciancio alle bande, bando alle ciance. Intanto apro il celofan mentre poi passeremo, insomma, tra poco alla scena del tavolo. Bando alle ciance, ciancio alle bande, e apriamo queste 36 bustine. Signori, veramente a 149 € per il tipo di pull che comunque c'è su questi box, secondo me, quantomeno il costo del box lo rifate senz'altro. Sverginiamo questo pack, assolutamente. Secondo me, insomma, ne varrà la pena di fare un acquisto del genere, ovviamente se vi piacciono le carte Pokémon. È chiaro che il Black Friday cade il 26 di novembre, quindi io parlo sempre in ottica di quelli che poi sono i miei acquisti del Black Friday, ovvero un mese prima di Natale, meno di un mese prima di Natale, grazie a Flaming Raccoon che si abbona per il 25esimo mese. Pertanto, voglio dire, potrebbe essere sensato, estremamente sensato, comprare il box, grazie a Brike per la sub del nono mese, anche in ottica di regali. Ciao Matteo, buon pomeriggio, bellissima live quella di ieri, eh? Dicevo, anche in ottica natalizia, regalare un box del genere a 149 € può essere un risparmio per voi e un bel regalo per chi poi lo riceve. Se siamo pronti, io andrei poi in modalità spacchettamento, così che ci sia il tempo e la calma e la tranquillità, senza dilungarci troppo in chiacchiere introduttive, di commentare tutti quanti gli artwork. Ovviamente vi ricordo di questi sconti, ve lo ricorderò regolarmente, perché un box a 149 € è da prendere se vi interessa. Chiaramente se non vi interessa non sono 149 € da spendere, però se le carte Pokémon vi piacciono, se siete soliti comprare ogni espansione, veramente è un'offerta pazza in culo, non è possibile ignorarla. Io intanto, grazie a Neil che si abbona per il 16esimo mese, e scrive: buonasera signor Cilursola, si segue mentre si torna a casa in treno da Milano, complimenti per la bellezza della Veteran Run, mi fa piacere ragazzi che vi sia rimasta così tanto nel cuore la Veteran Run, grazie anche a Radelp. Ho dimenticato il rinnovo automatico, provvedo subito a disattivare il rinnovo automatico, provvedo subito, grazie mille. Dicevo amici, la Veteran Run è piaciuta più di quanto mi aspettassi e vedrete che avrà grandi sorprese, sono uscite fuori le prime fan art. Ci divertiremo e come se lo faremo. 1, 2, 3 e 4. Ragazzi, andiamo. Energia palle. Trevenant. Scoperta dell'avventuriera. La studentessa. Lo Shroomish. Klefki. Stasera ci vediamo ore 21:30 per Glicciare, diamante lucente e perla splendente. Trubbish, che credo sia nuovo in questa versione. Oggi siamo spediti 13 minuti e già si spacchetta. Ragazzi, sì, perché alle 7:30 dobbiamo staccare. Quindi vorrei finire tutto il box. Non saremo spediti nel commentary del box, ci mancherebbe altro, non si fa, però sulla questione introduzione, purtroppo oggi sì. Grazie a Ampi J.O. che si abbona per il terzo mese. Buonasera, Saido. In Godo Mode per le run di Dark Souls e per Pokémon. Grazie a Jacquard e grazie a Paglia. Stasera invece non ci sarà fretta e quindi mi prenderò tutto il tempo per, insomma, giocare e glitchare in serenità. Trubbish. È un sacco in mezzo alla sporcizia delle Pokéball e delle ciabatte. Gradisco perché è una rappresentazione un po' più giocosa e un po' meno purulenta delle discariche solitamente teatro dell'habitat di Trubbish e Garbodor, quindi non disgarbo per niente. La live di DS3 ci sarà invece domenica, perché stasera ci sarebbe dovuta essere, ma il maestro ha avuto un imprevisto inderogabile. Totodeo, Fantump, entrambi artwork già visti, Skarmory e viene dalla città infame, Meloetta. Niente di che, ragazzi. Davvero niente di che questo primo pacchetto, ma insomma, ce ne sono altri 35. Ovviamente, amicici, abbiamo già trovato diverse carte, quindi capiterà di ribeccare artwork già visti. È il secondo pacco del resto. 1, 2, 3 e 4. Let's go. Non di Sgarbodor, no, assolutamente. Energia psico.
Non ricordo se questo Marsh Stomp è già o meno stato trovato. Sembra il parco nazionale di Johto. Marsh Stomp, al contrario, secondo me, in una situazione molto meno marcia del previsto. Cioè, questo Marsh Stomp, in teoria, me lo aspetto, cioè mi aspetto di trovarlo in una situazione simile a quella di un Quagsire, nel pantano più assoluto, è nuovo, ecco, e invece lui si fa il bagnetto in questa fontana e non mostra ancora, appunto, il controllo sull'elemento terra che poi diverrà sovrano durante la sua evoluzione in Swampert. La prossima carta è veramente bella. Qui abbiamo, vabbè, i walkie-talkie della Kiko. Raga, Relaxed può andare come natura per Quagsire, come no? Questa è veramente bella. In realtà il Pokémon in sé non mi fa impazzire, Simisage. Non mi piacciono loro tre. Su queste scimmie starter non mi hanno mai fatto impazzire. I Pokémon scimmia non mi dispiacciono, ma loro tre in particolare non mi hanno mai fatto strappare i capelli. Ciononostante lo sfondo, il tipo di movimento spiraleggiante che disegnano le nuvole è pretty pog, devo dire. Mi piace molto, mi piace molto. Oddio, questo è veramente ancora più bello. Se Morpeko, e se non sbaglio è continuazione dell'altro Morpeko. C'era un Morpeko che saltellava gioioso di tipo elettro proprio su un albero, su dei rami. Ora lo recuperiamo. E infatti è così, guarda. Guardate com'è proprio speculare. Molto bella questa coppia e questo parallelismo. Praticamente il primo Morpeko è gioioso, non ha fame e quindi saltella e si diverte in mezzo a degli alberi rigogliosi di bacche. Il secondo Morpeko sta prendendo a culate l'albero, proprio letteralmente a culate, per far cadere le bacche, mangiarsele e perdere l'appetito, o meglio, saziarsi. Quindi di base direi che l'ordine è questo. Ovviamente è un ciclo, quindi non c'è un prima e un dopo, ma mi piace immaginare che questa storia cominci con Morpeko incazzato e affamatissimo che si avvicina all'albero di bacche e poi, dopo aver mangiato, saltella felice e sprizza lampi da ogni poro, libero appunto dalla morsa della fame. La migliore carta dell'espansione, lo abbiamo sempre detto. Un Pokémon che forse riceverà presto una forma Isui, ma qui non ci sono suggerimenti. La mia ragazza, no? Dynamo, ho già espresso su di lui apprezzamenti. Meo di Galar, lui lo avevamo già osservato insieme a Berserker, anche se velocemente, ma durante le run di Diamante Lucente per la Splendente insieme a Chiara, grazie al lock della sub. Devo dire un artwork un po' strano, un po' diverso, grazie Versien, ti leggo subito, un po' diverso rispetto ai soliti artwork marinari di Meo e di Berserker. Quasi mi ricorda Croc and the Legend of Gobos, o comunque un platform di fine anni 90, questo artwork. Il Pokémon numero 24, perché ti abboni per il 24esimo mese, è Arbok, Pokémon Cobra di tipo veleno. Grazie per la tua saggezza. E questo è Poggers. Grazie Omar della sub. E questo è Poggers. Questo Zoroark è bellissimo e mi ricorda un artwork generico di Tekken, in occasione tra l'altro del Poggen che ci sarà domani su questo canale. Croc, che bello che era. Apprezzato più in età adulta che in gioventù, Biscotto. Grazie a Miriagi che si abbona per l'ottavo mese. Miriagi, ecco sì. Mi ricorda proprio un artwork di Tekken o comunque una posa pre-fight di Tekken. Questo Zoro è pronto a menare le mani in Pokken 2 in questo stage palesemente multifase in un fiume, che poi porterà al letto dello stesso oltre una cascata e danno da caduta per colui che verrà scaraventato oltre i confini del sensibile. Devo dire, veramente veramente figa questa carta. Benché quasi Zoroark sia fisicamente più minaccioso del necessario, che cosa voglio dire? Che Zoroark è un Pokémon speciale, qui invece sembra proprio in procinto di colpire fisicamente, grazie a Irico Twitch e grazie, anzi Irco, non leggo bene, no, sì, Irico, sono troppo lontano in questa postazione dal
dallo schermo. Sera Saido, buon mesiversario. Sempre un piacere rinnovare per questo canale morente. Grazie anche a Gezzi. No, Gezzi, perdonami, che si abbona per il 30° mese. Un po' se riesci a avvicinarlo, mi fai un favore. Perché lettere dei sub si leggono veramente male. Ecco, un po' meglio. Grazie mille. Poi, ultimo, perfetto. Ultima carta. E qui, popolo del mare palese. Qui ha comunque 105 d'attacco. Beh, non poco, pensavo meno. Pensavo sinceramente meno. Se posso essere trasparente con voi. Pensavo sinceramente meno, ma a questo punto... mi rimetto alla vostra saggezza, ciò nonostante si usa prevalentemente special per il tipo di moveset che ha, insomma per le mosse che può apprendere. Azumarill in mezzo alle barche, sereno, piacevole. Andiamo. Prossima. Il fatto che tutti sia corretto è stato molto apprezzato. Vai Jazzy, scusami. Ecco qua. Allora, andiamo. Prossima bustina. La erba. Lapras nuovo. E adesso ti leggo, Funky Monkey. Lapras nuovo non pienamente entusiasmante, a mio avviso. Un semplice Lapras in mezzo all'acqua. E dire che con Lapras si possono fare delle composizioni incredibili, perché lui è proprio bello. Sui nuovi remake, qual è il modo più veloce per aumentare l'amicizia dei Pokémon? Sto cercando di finire il Pokédex e in pratica mi mancano solo quelli. Con Chinella, cammina, livellali mettendoli in ultimi in squadra, ma andando a sfidare la Lega ci sei. Yamino Sasori si abbona per il 15° mese. Buonasera Saito, ti ringrazio per i contenuti altamente scarni che porti sul tuo canale anonimo. A parte gli scherzi, le vostre live sono un toccasana tra le lezioni di giurisprudenza. Pesanti, eh? Sì, Calmanella. Ho detto con Chinella forse, ragazzi. Sono rincoglionito. Calmanella, ovviamente, non con Chinella. Lo strumento che tira sull'amicizia, per capirci, e non la Shell Bell. La Calmanella, vai a livellarlo come ultimo in squadra, tanto c'è sempre il condividi esperienza attivo alla Via Vittoria, in un rematch della Lega o di un capopalestra e ci sei. Studente, no, purtroppo ragazzi, stasera niente Dark Souls. Il maestro non c'è. Loro tre. Makuhita. E il Pampurro. E il Siwaderu. Porterai TCG online quando esce? Ma vediamo, non lo so. Non sono mai stato fan del competitive card game, ma perché no? C'è sempre una prima volta. Latias, che non ha un disegno speculare rispetto a Latios, perché Latios è tutto solo, ve lo ricordate, in quella città futuristica. Latias sembra una parata. Quello che vediamo... quasi vi direi uno stadio galariano, perché queste strutture qui bianche dietro sembrano proprio gli archi di del Rose Stadium. E sì, una merenda è un'ottima idea. Anche io vorrei un caffè, che prima ho rifiutato. Ah, ok, perfetto. Credo che sia la credo che sia lo stadio di Rose. Il Windon Stadium, ovvero Rose Stadium. Mi sa che è quello stadio. Siamo d'accordo tutti. Mi sa che c'è un modo ultrapotente, però devi raccogliere i ribbons per entrare nell'SPA. E poi c'è la massaggiatrice una volta al giorno. Ah, quello è per l'amicizia, ok. Io l'ho ignorato per anni, da poco ho cominciato a giocarci e devo ammettere che è divertente. Ci proverò. E questo è un tipico Obstagoon di Galar e soprattutto di Spikeville, che ti intima di venire a ca a pigliarti il perdono per non aver tifato abbastanza la Beniamina Mary. Obstagoon Pokémon, che mi è piaciuto molto durante il reveal, poi l'amore è passato in fretta, nel senso che sono finito per dimenticarlo, per... progressivamente disinteressarmi a lui. Andiamo. Altra bustina. Altra corsa. Si pogga, ragazzi. Ancora nessun bottino. Siamo, credo, alla terza, quarta bustina. Voi tenete... come mai? Non lo so, è forse talmente tanto simile al concept dei Kiss che una volta passato l'entusiasmo di... oh, c'è un Pokémon ispirato ai Kiss, è il Pokémon Kiss e finisce lì.
Eccoci qua. E forse sì, anche il fatto che competitivamente non sia brillato poi alla fine lo ha fatto sparire. Ciao. Ciao. Trovato. Simipur. È ancora uno dei miei preferiti di Galar nel mio caso. No, io l'ho sostituito per Grimmsnarl, per Atterin. Atterin mi piace un sacco, veramente satanico Atterin. Toxicity e... non so come dirlo il nome di questo... Toxtricity, mamma mia, in pronuncia Toxtricity. E no, e Noxel, sì vabbè, Toxel. Grazie a Quinly Jig, che sia buona per il secondo mese. Toxtricity, oggi scioglilingua, ala lunare e Toxtricity. Drillbur. Bunnelby, tutti i Pokémon già visti per ora. Eccolo qua, ecco perché ricordavo del fango, è Mudkip che abbiamo osservato in mezzo al fango, anche Dragapult bellissimo, è Mudkip che abbiamo osservato in mezzo al fango, invece no, Marshtomp sta per i cazzi sua nella fontana del Parco Nazionale di Johto. Caterpie, Diarita, stupendo, studentessa e Mo, Palossand. Non mi sono mai deciso su questo Pokémon. Questa live verrà ricaricata come VOD su YouTube? Assolutamente sì. Dicevo, non mi sono mai deciso davvero. Sì, un po' di gocciole le prendo, dai. Non mi sono mai deciso davvero su Palossand come Pokémon, perché è un castello di sabbia con gli occhi. Qui mi piace proprio poco. Sarà tutto il setting che non mi fa impazzire. Anche il mare dietro, nel modo in cui è disegnato, non mi fa strappare i capelli. Morale della favola, per me no. Prossima bustina. Thank you. Troppo umano, sono d'accordo. Allora. Energia elettro. Sonaglio di addio. Lopunny, già visto. Ariama, pure. Snubbull. Geodudos. Nuovo lui, credo. Sizzlipede. Avevamo trovato Sentiscorch in due Altart, ma non Sizzlipede. Che però qui secondo me brilla davvero poco. Un ambiente abbastanza anonimo e peraltro troppo forse vicino il punto camera. Non riesco a vedere niente dello sfondo, vedo solamente lui. Klefki. Simpatico e accattivante. Pansage, il più bellino dei tre artwork. Meltan, con un bel artwork di allenamento come tanti Pokémon di questa espansione. E ma un Butterfree. Ragazzi, confermo l'opinione che per ora mi sono fatto di questa espansione. Bella, ma non bella come le altre. L'ultima espansione che abbiamo aperto, che non ricordo, non ovviamente i 25 anni, quella precedente, non ricordo il nome. Regno Glaciale forse era? O ce n'è stata una di mezzo? Comunque, l'ultima aperta aveva secondo me un livello di qualità eccelso. Ecco, stili di lotta. Giusto, Myukura. Stili di lotta, ecco, stili di lotta era incredibile, ultra poggers. Stili di lotta, anche evoluzione etere, ma era stili di lotta la espansione alla quale mi riferivo. Stili di lotta non aveva un artwork brutto. Qui invece, scusate ragazzi, ma dopo la terza live di fila, grazie Lore Bebbo, se non mangio qualcosa muoio. È finita la musica. Ora la riattiviamo. Allora, ecco a voi il codicino. E uno, e due. No, ho sbagliato. E uno, e due, tre, e quattro. Butterfree ti piace tantissimo. A me per niente, ragazzi. Cioè,
Come Pokémon magari sì, ma la carta no. È pucciosino, ok, però rispetto al Caterpie di Arita secondo me è un gran downside. Simisage. Ballerina. È una classe di Galar. La ricordo, quella è Golwick, tra l'altro, con il Corviknight al centro. Questo è bello. Questo mi piace un fottio. Questo mi piace un fottio perché è proprio un Hawlucha in procinto di fare schiacciatuffo. È impettitissimo, lo avverto, si sta per lanciare, ma è nell'attimo precedente all'attacco. E sono i miei artwork preferiti. I momenti precedenti all'attacco, oppure addirittura gran fisico. Mi piace anche la lettura di Bobo il Cheke. Lo adoro. Lo adoro. Qui non sta attaccando, non è dinamico, ma è in un momento di preparazione alla lotta, che potrebbe essere appunto il gran fisico, oppure ancora la Frog Splash, lo schiacciatuffo. E mi piace anche il fatto che si veda quanto sta in alto. Non capisco bene dove sia. Aspetta. Ma qua è dritto. Com'è messo questa luce? Su cosa si sta specchiando? Grazie, Nessie Fitz. Sta cadendo? Lo sfondo dritto è così, ragazzi. O no? Qui c'è una casa. Il tetto è qui. Come cazzo è messo sta luce? Si legge Cheke. Ok, scusami, Bobo è il Cheke. È impicchiata? È a testa in giù, sta facendo un'acrobazia. Ma è proprio così, quindi. Sta girando. Mio Dio, è un mindfuck assurdo. Però io devo mettere la musica, ragazzi, datemi un secondo. Metto la musica perché sennò è proprio brutto. Dov'è la musica? Ecco. Ritorno da voi. Eccomi qua. Signori, vi ricordo 149 € questo box attualmente sul Federic Store. Grazie al Luxi98 Deluxe, che si abbona per il nono mese, merito dai 25 ai 40 pp di frustata di fila, per mostra il mio decorso di 0 mesi, però sono sempre contento di subarmi a questo canale. No, in realtà qui dice 4 mesi. Strano. Sì, è un'art bellissima, è una delle più belle, perché esatto, vediamo dalla sua prospettiva il mondo al contrario. E più la guardo questa carta e più penso che sia incredibile. Grazie a Tenacious Diego che si abbona per il terzo mese. Veramente una bella carta. Questo è il secondo Vulpix invece che troviamo. Perché c'era il primo che era un po' messo di culo e sputava fiamme. Cioè, o meglio, veniva visto dall'alto. Invece, questo è più visto. Però, così, così. Abbiamo Staryu. Che vi ricordate? Girava e gira anche Starmie. Mawile. Attenzione. C'è del Vibranio. Simisear. E. Grazie Next Kira. O da Gianni. E allora. E questa è bella, eh. E questa è bella. Che voi sappiate hanno scontato la Switch Lite, non lo so. Però sicuramente hanno scontato questo box a 149. Che bella questa carta. Questa carta veramente bella. Prendo una sippatina di Godo. Ma che goduria. Che bellezza. Questa più bella
di una eventuale versione Rainbow, secondo me, perché vedere la città futuristica dietro Camelia esprime tutto. Il personaggio, Unima, il tipo elettro, quindi Ultra Poggers. Questa mi sa che vale, dice Ferdi. Io la lascio qua, poi Chiara la slibera. Allora. Eccoci qua. 1, 2, 3. Lei a 14 anni è stato il primo segnale di avvertimento della mia omosexuality. Succede. Fuego. Beware. Dracloak. Corvi Squire. Meo di Galar, per ora tutto già trovato. Forse Gossifleur è nuovo, ma gradivo di più il Gossifleur dell'altra espansione, sul fiore. Pampur. Abbiamo iniziato da poco, Tornyross. Una mezz'oretta, credo. Eevee. Shinx. Mudkip. E Claydol. Analizzare le carte, anche quelle semplici o con valore non troppo rilevante, osservando e apprezzando gli artwork, è sempre bellissimo, perché è come entrare nella carta stessa e esaltare la bellezza di qualcosa di sottovalutato. Sono contento. Camellia 20 euro, non male. Ragazzi, secondo me gli unboxing o si fanno così o non ha senso farli. E ora dire che insomma questo unboxing è purtroppo a un orario insolito, il pomeriggio, non si collega troppa gente, però comunque gli voglio dare la stessa cura che gli do sempre. Tanto la recupereranno in past questa live, molti. Grazie a Benny Prey che sia buona per l'11° mese. Un brindisi alla nuova soundtrack di Curipoli Notturna che non ironicamente rende le mie giornate migliori. Anche le mie sono 100% serio. Un abbraccino a te, Chiara, e ai gattini. E normalmente il venerdì pomeriggio siete Every Iron qui. No, vabbè, ma è tutto fuori luogo. Cioè, è tutto fuori posto oggi. Fuori luogo no, ma fuori posto sì. E purtroppo però c'è stato un overbooking di live tremendo in occasione del Black Friday. Allora, il Pugno, Charjabug, Arbitro, però non ha la casacca dell'arbitro di Galar, arbitro del Pokémon World Tournament, Excadrill, già visto, Vullaby, Pugherino, Dewpider, non male. Miao. Un bell'Onix nell'atto di scavare come Drillbur. Non male. Non male. Drillbur ovviamente rende meglio, però Onix nei giochi non lo vediamo mai come il serpente del sottosuolo che scava, quindi apprezzabile il fatto che ce lo facciano vivere così. LGPE, Diamante Lucente e Perla Splendente e Spada e Scudo, a che universo appartengono? Infinito, in teoria sì. Non ci sono LGP per forza perché ci sono le mega. Negli altri no. Ma comunque se non sbaglio le citano. Chewtle. Applauso ai mod. Mamma mia, che bello lui invece. E anche questa invece mi fa impazzire. Lui sta praticamente spostando talmente velocemente l'acqua che il disegno sembra quasi distorto e sta per azzannare una preda. Quindi stupendo, veramente stupendo. Rillaboom, però nel solito artwork 3D delle Madonne. Grazie Mad Mosca del Raid. Nel solito artwork 3D delle Madonne. Meh. Molto meglio Sharpedo, ragazzi. Cioè, questo qui è un normalissimo Rillaboom. Certo, Guarudabashi, farò altre live sul post game di Diamante e Perla. Stasera ci sarà un'altra live sul post game di Diamante e Perla. Quindi non vi preoccupate. Intanto me la bevo. Very good. Preparatevi perché glitchiamo l'universo. No, questa qui inefficace secondo me. Totalmente inefficace. Andiamo avanti. Allora, non si apre questa bustina. Però, slivatina. E secondo bottino di... Godibile, godibile per carità di Dio. Tutto il raro è godibile.
No? Tutto è raro e godibile, però. Non c'è Dark Souls stasera, no, ragazzi, il maestro non c'era. Purtroppo, mi dispiace. Il Psyche, stasera si glitcha Pokémon. Diamante lucente e perla splendente e si prova a catturare Shaymin. Ancora non abbiamo messo la stampa all'asta, ragazzi, perché stiamo contattando eBay per fare un'asta di beneficenza. Darmanitan di Galar. Phalanx. Darumaka che non credo di aver visto, ma vale lo stesso commento che facemmo per Darmanitan, con la differenza che qui apprezzo un po' di più il fatto che Darumaka sia quantomeno contestualizzato come palla di neve che rotola. Sembra che stia inciampando, come un po' una palla di neve che rotola sulla neve, però comunque ecco, contesto abbastanza banale e prospettiva altrettanto. Meglio Darumaka che Darmanitan a livello di artwork sicuramente sì, nessuno dei due mi fa gridare al miracolo. Questo invece è una Madonna. Vedete? La prospettiva fa tutto. Guardate com'è basilare il design di Darumaka e quanto invece è incredibile questa tavola di Sizzlipede che viene visto dal basso, una situazione quasi esotica per lui e credo stia tenendo in equilibrio delle bacche. Com'è che si chiama quella bacca verde? Bacca, è proprio una bacca del gioco, ma non riesco mai a associare l'artwork delle bacche alle bacche effettive in game. Comunque sta facendo esercizio. Sta molleggiando il culetto. È la Lamberry, bravi. È la Lamberry. Sì. È la bacca prugna. Sì. Sono due bacche prugna, una sopra l'altra, che lui sta cercando di tenere in equilibrio. Che figata di artwork questo. Questo veramente. Ecco, la scorsa espansione li aveva quasi tutti così. Fuori di testa. Staffal, che avevamo già osservato l'altro giorno. Sapete che forse c'è del brillare? Sandygast. Plusle. Simipur e. Dragapult! Ma che figo questo Dragapult, però. Molto figo questo Dragapult. Molto 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 figo. Avevamo visto Dracloak nella stessa situazione, se non mi ricordo male, cioè in questo contesto cittadino, urbano, metropolitano. E ora, e infatti vi avevo fatto il commento su Dracloak, mezzo delle forze dell'ordine per inseguire i criminali. Ancor meglio qui Dragapult, lo vedo ben inserito in un contesto cittadino, anche se qua sembra meno artificiere e più intrattenitore. Quasi come se sparasse fuochi d'artificio. Che figata. I dripi che vivono nelle sue corna attendono ansiosamente di essere sparati alla velocità del suono. Non conoscevo questo dettaglio e in realtà è fichissimo perché significa che praticamente per i dripi è giocare. Lanciarsi come frecce. Non è una violenza, ma è un gioco per loro colpire gli avversari con le dragofrecce. Andiamo avanti. Ragazzi, 149 euro. Colpo fusione sul Fedric Store. Fino al 28 novembre ci sono sconti fino al 50%, mentre non so quanto durerà lo sconto di 149 euro di colpo fusione perché cambia di ora in ora ciò che è in sconto sul Fedric Store in occasione del weekend del Black Friday. Hector Folks, il sito di split screen ormai è in disuso da anni. Non lo usiamo più. Ecco qua è il medallo. Più Kumuku, che abbiamo trovato credo per primo in questa espansione. Prima carta. Guardate che bevo. Eccoci qua. Compressa energetica. Phalanx. Morpeko. Sicuramente una voce del Dex, ma non me la ricordavo, ragazzi. Smeargle. Quillfisciolo. Dynamo. Gligar della notte, anche lui già visto. E bustina completamente di già visti. Luxray, ricordatevi, che racconta la storia del piccolo Shinx al campeggio che poi si evolve.
e rimane sempre questo poche campeggio visibile. Allora ragazzi, altro giro, altra corsa, let's go. 1, 2, 3, 4. Sì, Pogga. Energia fuoco. Glyscore. Salve Saidonia, sono uno che vi ha conosciuto solo una settimana fa su YouTube e su Twitch, quindi non conosco le meccaniche delle vostre live. Noi siamo in live tutte le sere, in realtà 20:45/21:30. Oggi è un'eccezione che si sia in live il venerdì pomeriggio. Facciamo tante cose, Pokémon, videogiochi in generale, horror, RPG 2D, solitamente dal taglio psicologico, comunque onirico, etereo, e gioco a Dark Souls ogni tanto con il mio amico Michele, conosciuto sul web come Sabakuno Mike. Trovi tutta la nostra programmazione sulla pagina Facebook appena linkata dal moderatore. Bello questo Mandibuzz. Bello questo Mandibuzz perché sembra una tavola uscita da un altro gioco, addirittura da un'animazione sempre di fine anni 90. Blocco osseo e oscurtaglio. Figo questo Mandibuzz, il Pokémon anche mi piace alquanto. Mi ha sempre dato i brividini, anche da un libro, bravo Gabri. Mi ha sempre dato i brividini del boss di Super Mario. Mandibuzz sembra un boss di Super Mario. Ninetales. Su Ninetales l'avevamo già trovato, mi sa. Ninetales già trovato. Bello. Mankey. Krogank. Panseer, perdonatemi. Gumi dall'alto, che mi era piaciuto molto. Arrokuda, che non mi era piaciuto per niente. E questa è una bomba. E questo è veramente figo, ragazzi. Questo è veramente, sembra che sia per sbattere la lingua a terra, che è assolutamente, così è assolutamente l'impressione giusta, perché sta usando frusta di fuoco con la sua lingua. Usa la fiamma a mo' di lingua, liquefa il duro esoscheletro di Durant e ne fa un sol boccone, ovviamente, perché è super efficace per 4. Fighissimo, fighissimo questo Hitmore. Avverto tutto il dolore che proverei prendendomi quella frusta di fuoco nel culo, fatta con la sua lingua, tra l'altro, quindi prova lingua Mabuko. Ultima carta. Oddio che bella. Oddio che bella questa carta. Questa carta è incredibile. Questa carta è veramente figa. È Golem che si sta per far saltare in aria. E infatti l'abilità è Esplosione Disperata. Guardate. Vediamo proprio il dettaglio delle fessure della sua corazza tellurica, che mostrano la luce dell'esplosione che sta per consumare la sua vita e quella del Pokémon nelle vicinanze del nemico. Può farsi esplodere e risalire a gran velocità. Cos'è che dice? I pendii montani più ripidi sfruttando la spinta che riceve. Cosa? Quindi non sta propriamente esplodendo con autodistruzione. Guardate, ve la rileggo. Può farsi esplodere e risalire a grande velocità i pendii montani più ripidi sfruttando la spinta che riceve. Praticamente è un jetpack. Ha il turbo, questo golem. Crea delle esplosioni interne al suo corpo per avere una forza propulsiva che lo spari in aria. Mai fatta questa cosa nel cartone? O l'ho persa io? Una roba del genere andrebbe quasi espressa nel gioco. Tipo il jump boost, esatto. Usare esplosione per... devastante, raga, devastante. No, anche dei turbopeti, esatto. Ma perché altrimenti non ha senso pensarlo come esplosione. Che fa? Risale da morto? Golem impara a volo. Cosa fa? Risale il pendio da morto? No, quindi non può essere l'esplosione o l'autodistruzione di Pokémon, ma è qualcos'altro. Appunto è un jetpack, è un jump boost. Che figo. Andiamo avanti. Bakugo. Esatto.
Come Bakugo? Il concetto è proprio quello di Bakugo in My Hero Academia. Codicino, ragazzi, per voi. E uno, e due, e tre, e quattro. Golem impara morte. Esatto. Energia, agua. Per ora solo due tesori, eh. Laxio o Luxio, che dir si voglia. Merabad. Persian. Snorlax. Snowmu. Il bellissimo Dripi. Che è diverso dal Dripi che avevamo trovato, non lo abbiamo trovato affatto. Questo mi fa venire di nuovo il pipo super ritto. Questo Dripi è un altro. Guardate, è così, non c'è niente da fare. Questa espansione, questo colpo fusione è o bene bene o male male. Non c'è le vie di mezzo. Questo Dripi è una Madonna. Perché abbiamo a Golwick uno scorcio bellissimo di Golwick con la torre, la ruota. Il Rookie D della statua con anche Corviknight e una pubblicità di un Grimmsnarl sullo sfondo, quindi a livello proprio di ambientazione pienamente evocativa. In più, Dripi, fantasmino, si nasconde nella bocca di Corviknight. Esatto, Eden, quasi come se desiderasse essere sparato dalla bocca di Corviknight, per la descrizione che abbiamo anche letto prima, ma ovviamente non capisce che non può, perché è una statua. Dripi sogna di essere sparato nella stratosfera, guarda con occhi da sognatore il cielo, ma non può raggiungerlo perché Corviknight è finto. Troverà un giorno un bel Dragapult che riuscirà a spararlo nell'etere. Fighissima questa carta. Ma guardate, Golem, Itmur e questa veramente top. Musica, please. Makuhita. Rookie D. Non capisco questo Rookie D che cosa voglia dire, se è spaventato dalla sua ombra. Non credo in realtà. Sta semplicemente percorrendo il sentiero davanti a lui. Ok. Cioè, vedete, passiamo da una storia a un artwork che per carità è bello perché la prospettiva mi piace, però ecco, meno di Sizzlipede. Abbiamo poi l'energia colpo fusione, già vista precedentemente, e beh, Arcanine sempre bello in questo artwork che credo riassuma tutti i momenti della giornata, l'alba, il giorno, il tramonto, la sera, la notte, con lui proprio bello, bello punto. Cioè, non c'è altro da dire. Forse più bello così che nei giochi. Mi piace di più il modo in cui il suo volto è stato rappresentato in maniera, il suo volto, il suo muso, in maniera longilinea. Piuttosto che la paffutaggine alla quale siamo abituati nel suo modello 3D dei videogiochi. Sembra un pochino più secco e mi piace di più. Sì, figo, figo. Questo bello Arcanine. Sono d'accordo, Lixansett, è talmente bello Arcanine che come fai a renderlo brutto? Ragazzi, vi ricordo che questo box è a 149 euro sul Frederick Store, 50 euro di sconto per il Black Friday, tanta roba. Andiamo, altra bustina, si gode. Il godimento è massimi, Zedo. E uno, e due, energia psychic. Copperajah. Che sta spaccando la terra. Bene ma non benissimo. El Cueco. Makargo. Gligar, Slugma, Skitty, tutta roba già vista per ora. Phalanx, ma in un artwork meno brillante dei Phalanx soverchiati dall'ombra misteriosa. Io mi aspetto il prossimo trailer di Arceus a brevissimo, ragazzi. Per la mia gioia. Chewtle, Frozmoth. Ragazzi, ma è l'espansione dei Pokémon che si fanno saltare in aria. Dato che accumula nel proprio corpo un'incredibile quantità di elettricità, esplode alla minima provocazione. Anche questo un Electrode pronto a esplodere. In questo caso sta proprio esplodendo lui.
Cioè, si sta per fare del male fisico il ragazzo. Non sta bene. Qui sta per morire. E infatti lo ha anche come attacco esplosione. Molto molto figo. Molto figo, ma preferisco il golem. Per il modo in cui... colpo esplosione si dovrebbe chiamare. Mi piace di più come è reso golem. Golem è sempre figlio di quella corrente dell'attimo prima del disastro, mentre qui è ritratto il disastro. Bello, per carità. Trovo più interessante l'attimo prima. Molto bello. Altra bustina. Eccoci qua. E uno, e due, e tre, e quattro. Energia del medallo. Lapraso. Lo studente. Palese citazione alla mia Nuzlocke di Soul Silver. Ligammereri. Drillbur. Shinx. Funeari. Basculin. Avete notato che i Pokémon che hanno esplosione tra le mosse caratteristiche sono i più brutti e banali? Non parlo di questi artwork. Non saprei definirti quali imparano esplosione. È un ottimo prezzo, 149, ma c'è anche da dire che il suo prezzo... il prezzo dei reseller classici, e quindi non è in sconto. Certo, però è anche vero che purtroppo non si trova a meno. Cioè, non, si trova spesso molto di più. Crash Bandicoototti, credo tu ti chiami, perdonami. Grabbin. Shinx Reverse e... Poggante il ragazzo, non è holo, eh. È solo raro. Poggante il ragazzo. Decisamente poggante. Guardalo là. Sta facendo ali del fato, che qui viene reinterpretato come ali colpo singolo, in virtù del fatto che ovviamente ci sono i colpi singoli e i pluricolpi, colpi... come che si chiamano? Colpi rapidi. Colpo singolo e colpo rapido, mi pare. Comunque, vabbè. Ecco, sì, rapido. Sì, sì, colpo rapido. E... però è ali del fato. È proprio il tipico raggio rosso di ali del fato. Bello Yveltal qui, perché mi piace la fierezza con la quale sta mietendo la vita del prossimo e la sta assorbendo. Quindi un Yveltal semplice ma d'effetto, è bello anche l'env fumoso e rosso intorno a lui. Secondo la leggenda, quando la sua lunga esistenza giunge al termine, assorbe l'energia di tutti gli esseri viventi e si trasforma in un bozzolo. Credo che sia proprio quello che sta facendo in questo artwork. Ragazzi, let's go. Rende molto l'idea del Pokémon, sono d'accordo. Andiamo. Altro Arturchino. Uno, due, tre, quattro. C'è altro codicino, perdonatemi. Ancora nessun terzo bottino, eh. E il buio. Brillum di Gardenia. Scambiatore incrociato. Garbodor. Bulu. Questo fratello dello stesso Pangoro, di Makuhita e di altri artwork fierissimi visti in colpo fusione, questo forse, se possibile, lo adoro più degli altri. Perché Pancham è la cosa più definita del disegno. Il resto è talmente tanto schiacciato da sembrare volutamente superfluo. Pancham è il protagonista, è l'unico con delle righe dritte, precise. Tutti gli altri hanno... tutti gli altri elementi sono molto più abbozzati, perché il protagonista è lui, l'ambiente non è il focus. Grazie a Mate della Sabbia, il focus è la sua fierezza, il suo allenamento. Fa il duro e guarda tutti in cagnesco per essere preso sul serio, ma quando è rilassato gli sfugge sempre un sorriso. Qui in realtà allora non è rilassato, è volenteroso di raggiungere nuove... Playgatsu Team. Di raggiungere nuove... come dire, altezze, ma a livello combattivo. Darumaka di Galar l'abbiamo già visto. Cosa? Ah, gli stanno cadendo dei libri, credo, a questo Indeedee. Sta facendo da cameriera, credo, ma gli stanno cadendo dei libri di mano. E
e stanno per finire peraltro in un secchio, nel secchio per il mocio. Mamma mia, Indeed sta per essere licenziata. Ciao Saido, ma gli unknown sono stati mai ripresi in altri giochi? Non troppissimo. Grazie al Reghiaccio che si abbona per il 16° mese. Bella Paugers. Growlit. Bello, ma l'abbiamo già commentato. Drippy, e sono contento di averlo trovato reverse. Questa carta reverse vale un sacco. Secondo me sarà il miglior Drippy delle carte Pokémon. Difficilissimo raggiungere questo livello di bellezza. E Latios nella città futuristica. Perché niente Dark Souls 3 oggi? Perché il maestro purtroppo è impegnato con qualcos'altro. Dark Souls ci sarà alle 5 di domenica pomeriggio, mentre noi stasera ci occuperemo di Pokémon. Faremo il post game con particolare focus sul glitch di Shaymin. Cercheremo di catturare Shaymin replicando una sorta di out of bounds glitch simile al void. Latios l'avevamo già trovato. E 1, e 2, e 3, ma anche e 4. Mario Draghi. La mia opinione sulle artwork in CGI mi fanno venire le palle mosce. Skate Park. Frosmoth. Un altro Ninetales diverso da quello precedente. Il bosco è proprio quello di Snap, secondo me. Etereo, come lui. Però Mario Draghi è tipo Mario e Draghi. Però non so, non mi ispira particolarmente. Sarà che Ninetales è bello sempre, e proprio perché è bello sempre vorrei vedere gli artisti utilizzare il Pokémon in maniera particolarmente creativa. E qui non mi sembra che accada, ecco. Fantump. Snorlax Spaparanzello, che ha appena finito di mangiare le bacche cadute dall'albero. Snowmew. Drippy Anatavot. Makuhita. Shroomish e Absol, che avevamo già trovato. Bella, bella carta Absol, un'altra di quelle che vive di prospettiva, nient'altro però. Allora, sposto un attimo di carte che le sto cominciando a raccattare veramente alla rinfusa. Aspettate, datemi un secondino. Sì, Snorlax già trovato, assolutamente. Datemi uno secondo, grazie mille. E continuiamo. Abbiamo ancora 50 minuti, ce li godiamo tutti. Allora, codicino pazzo, ma anche sgravato. 1, 2, 3, 4. Mi sembrava la isola dell'armatura, non la landa corona, Yagara. Ada. Pyugumuku. Eldegoss. Vigonos scrive, risulta ancora nel programma di oggi e non è stato cancellato Dark Souls. No, abbiamo aggiornato oggi la programmazione, ragazzi. Cioè, non abbiamo aggiornato il post iniziale, ma abbiamo fatto un post su Facebook, credo, quando? Oggi pomeriggio verso le 2. E Michele ha già avvisato ieri, e noi pure, anche ieri, stiamo cercando di dire in tutti i modi possibili che non c'è purtroppo Dark Souls. Capisco che magari non riusciate a rimanere sempre aggiornati sui nostri ultimi post. Purtroppo anche io l'ho saputo ieri. Gossifleur. Mudkip. Sanctuary di Yugamori. Troppo appallottolato in maniera diversa da come si muove di solito. Yufant invece è bellissimo. Ma che bello è. Ma che bello è Impidimp che cerca di allenarsi spaventando un bambolotto che è proprio quello del sostituto. Impidimp che fa le prove sugli scherzi. E sappiamo che poi diventa un gran burlone fino a un perfido imp, appunto, che è Grimmsnarl. Ma che figo. Lo vediamo proprio che non riesce a essere spaventoso al momento, è solo buffo. Dal punto di vista ovviamente di chi osserva l'artwork. Ma un giorno diventerà davvero cattivo fino a giungere in forma Gigamax a una vera e propria
capacità di terrorizzare il nemico e di intorpidirlo. Bella. Skitty e Starmiolo che avevamo già. Let's go. Ragazzi, non manca molto, nel senso che secondo me siamo già a metà. Perché io ne ho aperte di bustine. Ora ve le conto quante ne mancano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La metà è 18, ragazzi, eh. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Siamo esattamente a metà box. Poco più di metà invece della durata della live, ma siamo esattamente a metà box e ancora non abbiamo trovato il godo gigantesco. Pertanto aspettiamo questo terzo bottino, ma in teoria se in metà box abbiamo fatto tre bottini, vuol dire che gli altri 5 sono nell'altra metà e quindi si dovrebbe godere di più. 1, 2, 3, 4. E il tuono. E il Sand Slash. La media di godo dovrebbe essere maggiore, esattamente. In realtà forse Sand Slash non lo avevamo visto. Niente di che, è semplicemente lui alla Landa Corona, cioè alla Isola dell'Armatura. E Swadloon forse neanche l'avevamo visto. Avevamo visto Swaddle, avevamo visto Livanni, ma non Swadloon. Che se la dorme nella copertina. Chiudo l'incazzato. Thrumish. Klefki. Ragazzi, 149,90 euro se volete questo box al Federic Store. Cioè, potete comprarlo nel Federic Store. Per soli 149,90 euro. C'è del godo dietro? Eh sì, è. Ragazzi, me la ringambano sempre questi Godomax, perché la carta è rara. Però sti cazzo di artwork 3D, dopo aver analizzato le bellezze di certi autori e artisti che in 2D danno il massimo, vedere che la carta rara, quella costosa, quella in teoria di valore, è un uninspired modello 3D messo in posa, non lo so, non mi fa impazzire. Per me, eh? Ecco, uno a caso, cioè capite? Capite che siamo anni luce distanti? Quindi non so, io rivedrei questa scelta. Rivedrei questa scelta, sinceramente. Le alt art per me dovrebbero essere di base le art delle rare. Una tavola intera dove però succede qualcosa, c'è una storia, c'è un racconto, appunto. Da artista mi fa soffrire questo cambio di valore rispetto agli artwork di base, anche a me, perché non trovo rispecchi la bellezza della carta, tutto qua. Siamo da questa bustina, oltre la metà. Il godereccio pazzo. A voi. Vi ricordo che mancano ancora in teoria 5 bottini. 1, 2, 3, 4. E andiamo. È il buio, il pigliapalle, il Wigglytuff, Phalanx che viene soverchiato da non sappiamo chi, Morpeko, Eevee, Shellder, Carcarduedo, Pansage, credo ci sia del godo, Corviknight che è già del godo di suo, sì c'è del godo è una V. Corviknight, bello, perde il sasso praticamente di Corvisquire. Per certi versi, quindi mi piace più Corvisquire. Grazie il cerro della sub. E sovrasta sempre, ovviamente, i cieli di Galar attraverso la sua imponente stazza. E poi abbiamo. Beh, non male, però, dai. Cioè, vedete, già così li apprezzo di più. Nonostante qui ci sia una mancanza totale di sfondo per Boltund, quarta. Carta di in teoria 8 bottini, almeno non c'è un modello 3D, ma un dinamismo ottenuto con una certa posa appunto del Pokémon che
già mi dà un feeling diverso, mi sento davanti a una carta rara. Poi, nel pratico Boltund non mi piace, è il tipico Pokémon cane. È un cane giallo, ma è un cane. Sembrava molto più cattivo nelle silhouette mostrate negli stadi. Vi ricordate quando avevamo già compreso che un cane elettrico sarebbe comparso fra i Pokémon di ottava generazione perché zoomammo i cartelloni presenti negli stadi di Galwick, me lo immaginavo più cattivo, invece questo cane è comunque un po' pacioccone, un po' coccolone e giallo. E quindi non mi fa impazzire, insomma, Boltund come Pokémon. La carta non è male, non è male. E quarto bottino, ragazzi, i bottini sono i seguenti. Poi slibiamo questi due. 1, 2, 3, 4. Per ora, secondo me, la carta più bella droppata è Leggiadria di Camelia, proprio by far, ragazzi, by far. Yamper è bellissimo, poi diventa sto co. Sono d'accordo. Yamper è carino perché è un corgi, però ancora più buffo. E poi invece dopo diventa cane. Un cane. No, ma lo dico al di là del waifu power, ragazzi. Cioè, proprio la carta di Camellia è proprio figa. Anche la prospettiva. Agua. L'Aiscor. Il bellissimo Mandibuzz. Questo Ninetales che. A questo punto promuovo rispetto all'altro. Sì, poi diventa Scooby-Doo, davvero. Questo è Ninetales che promuovo rispetto all'altro. Mantine. Classico di così non si poteva fare. Grabbin. Rotom. Quella che rimane la carta più bella del box. Cioè, non abbiamo ancora raggiunto, secondo me, questa carta. Non so se siete d'accordo, ma per me Smeargle rimane il top. Un Carvagna piuttosto classico, che se non sbaglio avevamo già incontrato. Zigzagoon, che se la cilla, è un Cloyster già trovato. Con il dettaglio dell'acqua utilizzata come veicolo per le sue punte che escono dalla carapace. Dal carapace. Devo buttare un po' di spazzatura. Eccoci qua. Allora. 1, 2, 3, 4. E il medallo. Simisear. Ricevitore incrociato. Sliggoo. Giovanto. Gligar. Blugma. Skiddy. Phalanx. Primeape. Evirizion. Bustina di interi già visti. Altro giro, altra corsa, signori. Altro giro, altra corsa. Raga. Stiamo velocizzando, ma allo stesso tempo ne abbiamo ancora diverse da aprire. Ancora 4 bottini in teoria, se non è buggato il box. E ce ne sono magari di più. Di meno, no, non vogliamo che ce ne siano di meno. 1, 2, 3 e 4. Energia psico. Sonaglio dell'addio. Lopunny. Hariyama. Clamperl. Morpego. Chamoching. Shelmet. Blasol. Ragazzi, c'è del godo. Luxio. Oe. Ragazzi, è proprio la stessa storia di Grident. Arrivo. Vedo la carta, vedo che è V, il pipo s'arrizza e posa moscia. Guardate quanto è poco dinamico questo modello 3D. Guardalo. È di legno. Cioè, per me è proprio di. Guarda, guardate. Ce l'abbiamo Boltan, eccolo qua. Cioè, guardate la differenza.
Guardate quanto è legnoso questo Cinderace. È proprio, non lo so, preso con Blender e messo in questa posa, però non si muove davvero. Mentre dall'altra parte Boltund avverto che stia per attaccare la preda. Sembra un modellino appeso, esatto. Ma di pongo, sì. No? Boltund è fluido, è dinamico appunto. Cinderace, ma anche l'espressione. Boltund è incazzato nero, incattivito. Ricordo ancora molto bene Zacian e Zamazenta di Arita, che sono veramente cattivi, minacciosi. Cinderace è così. Sembra che ti sta a fare il favore a fare la palla infuocata. No. Quinto bottino, signori. E ecco. Cioè, abbiamo perdonato, peraltro, questo Inteleon VMAX per essere un modello 3D, perché comunque la posa, gli occhi rossi, l'inquadratura rendevano l'idea di un cecchino. Ci era piaciuto molto Inteleon. Guardate la differenza con Cinderace, che invece è proprio privo di anima. È proprio privo di anima sto Cinderace. È lì. E qui facciamo una carta di Cinderace che calcia un pallone di fuoco. Come viene, viene. No. Cioè, ragazzi, al solito, lasciate perdere il concetto di waifu. Cioè, guardate la posa, le linee intorno a lei, la metropoli dietro. Sto sognando, sono lì. In quel momento io sto vivendo la forza della capopalestra che vive la città futuristica. Qui è un giocattolino di Pongo, di un coniglio. Rende molto meno bene anche l'idea di Cinderace, che in realtà è un po' come un fighissimo. Persino Rillaboom rende di più qua. E già Rillaboom per me è troppo 3D e troppo poco fantasioso. Ed è vero, hai ragione, Ferdi. Sto paragonando una carta full art a una rarità più elevata. Però abbiamo in realtà scoperto che le carte comuni, a parte che queste due sono della stessa rarità, però lui si riferiva a Camellia. Però in realtà, cioè, dammi Smeargle. E stiamo paragonando una carta comune a una carta rara. Smeargle gli tira la merda in faccia a Cinderace. Cioè, raga, guardate quanto racconta quello Smeargle e quanto poco invece Cinderace parla. Non è una questione di rarità. Non ne faccio una questione di rarità. È proprio che il 3D mi ha rotto il cazzo. Esatto, bravo Jazzy. Anche Lopanni era con una posa molto simile, più efficace. Andiamo avanti. 5 bottini. Meno 3. Spero di trovare bottini più soddisfacenti, ma non a livello di rarità o di costo, proprio a livello di piacere personale, di apprezzamento dell'artwork. Clothier. Di Clothier mi dispiace che spari e basta da quel coso. Vorrei vedere anche mordere, che sembra proprio una bocca. Mi piacerebbe vedere un Clothier che stritola il suo avversario con le fauci che ha al posto delle chele, anzi della chela. Guanti spugnosi. Corvi Squire. Chutol. Volabai. Dewpider. Miau. Wurnix. Volabai e Swampert. Già visto. Praticamente qui Swampert invece di sporcarsi si purifica lentamente. Abbiamo Mudkip nella fanghiglia della spiaggia sul bagnasciuga, poi Marstom nella fontana, infine in acque molto molto pulite pure Swampert sul fondo dell'oceano del mare. Se la gode, se la go sembra Godric. Ragazzi, sì, lo sfondo Platypus, hai ragione, è un po' poco ispirato. Swampert però è sempre bello e rende, è un po' come Ninetales. Swampert secondo me è difficile renderlo brutto. Allora, vi do il codicello, e 1, e 2, e 3, e 4, il godereccio c'è, e il pugno, Brilon,
scambiatore incrociato, Garbodor, Munna, Miao. Allora ragazzi, sono due carte, le prossime due carte sono veramente belle, ve le faccio vedere insieme perché l'ho già sbirciata l'altra. Questa mi piace abbastanza, è un bel Merrill in un momento di pucciosità estrema, forse più elevata di quella del videogioco, ma anche del cartone animato. Le sue proporzioni sono un pochino più armoniose, lui è meno tondo, è meno goffo e sta galleggiando proprio come un galleggiante appunto in acqua. Non è casuale secondo me il fatto che sia a metà tra fuori e dentro l'acqua come un galleggiante rotondo e come la sua coda stessa ricorda appunto un galleggiante. Il prossimo disegno però è ancora meglio, sembra uno di quei disegni da colorare con la penna magica. Siete pronti? Entra di diritto tra i miei artwork preferiti dell'espansione. Questo è quello che io voglio dalle carte Pokémon. Questo sembra o appunto un disegno da colorare con la penna magica o addirittura proprio un fumetto colorato. Guardate anche la texture della carta. Sembra proprio quella di un fumetto. La sua coda è galleggiante se non ricordo male. Ora non lo ricordo ragazzi, ma sembra proprio di sì. Un fumetto della settimana enigmistica. Bravi, anche a me lo ricorda. Un po' pop art, esattamente. Questo è quello che io vorrei dalle carte Pokémon. Una reinterpretazione delle visual Pokémon nelle forme e negli stili più disparati. Anziché sto cazzo di 3D, fatemi sta roba. Ma fatemi una full art così. Ma io mi sbrodologno, ma proprio tanto. Perché, cioè, guardate che bella, che originale. Quelle delle comic occidentali. È vero, sembra quasi proprio Helioptile by DC Comics. E funziona bene. Funziona bene e chissà se anche Heliolisk è stato fatto in questo stile, non credo, perché raramente le evoluzioni, comunque le linee evolutive hanno lo stesso stile nella medesima espansione, soprattutto perché a quanto ho capito Colpo Fusione è un'unione di più espansioni giapponesi. Ecco perché troviamo più carte dello stesso Pokémon, per esempio. Correggetemi se sbaglio, ma credo di aver capito così. Vulu? In mezzo ai campi. Vulpix. La tecnica usata sullo sfondo si chiama Half Tone. Se a qualcuno interessa. Non lo sapevo. Grazie. Vulpix, il miglior Vulpix dell'espansione. E Blissey, che credo sia in un ambiente molto 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 simile a quello di Ninetales nell'artwork numero 2. Quello meno brillante. In questa foresta, sempre con la luce che entra in maniera soffice fra i rami della vegetazione. Manca la carta di Aphis, sono d'accordo. Ragazzi, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bustine. Io ne farei scegliere due a Chiara. Ci sto. No, no, no. Queste le apri tu. Non le tocco. Vai. Vado, ragazzi. Ho 10 bustine io e 2 Chiara. Ne faccio 5. Chiara una. Altre 5. Chiara una. Ok, così Chiara trova le rare. Certo, ovviamente. Perfetto. 1, 2, 3, 4. Poggo. Energia fuego. Beware. Skate park, quello di rancore. Lopunny. Burpix. È un... No, no, è il secondo Vulpix uguale, ok. Stavo per dire un terzo Vulpix, no, ok. Meltan. Toxel. Cominciamo a aver visto tutto, ragazzi. Staryu. Meowile.
L'ho insultato talmente tanto che mi ha detto: ah sì? Ah sì, pezzo di merda. E io riesco. Carta peggiore dell'espansione. È veramente brutto. È vero, ne trovo un altro ancora. Eh? Sì, Rookidee l'ho visto. In realtà non. Anche ai ragazzi in chat è piaciuto, a me non particolarmente. Se l'è legata al dito, ragazzi, però io me la leggo alle palle sta carta. Ciondola anche molto bene. E siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bottini. In teoria, se non è buggato in positivo o in negativo, altri due dovrebbero colorare la nostra giornata di unboxing. Speriamo bene. Non siamo andati con il turbo oggi, eh. L'altra volta più soddisfacente. Abbiamo trovato la Rainbow. El Erba. La studentessa. Chicco Spighetto e Mysel. Copperajah. Sigilyph. Tutta roba già trovata. Toxel nella posa poi del Toxtricity. Dell'espansione, uno dei due. Totodeo. Abbiamo trovato anche il Lopanni adesso. Abbiamo Lopo e Buneari per completare il quadretto a portata di mano. Sì. Che bel quadretto questo. Questo è proprio un bel quadretto. Guardate. Mi piace un sacco. Guardate quanto è più calmo lo sfondo dietro Buneari perché non ha la forza dell'evoluzione, mentre dietro è tutto distorto perché il colpo rapido di Lopanni arriva davvero e quindi tutta la vegetazione si sposta, si crea la folata di vento. Figo, figo. Uno ci sta provando, l'altro ci è riuscito. Sì, la Lopanni sullo sfondo l'avevamo già notata l'altra volta. Fighissimo. Merutan. Mewairu. Kurobopus. Gurabin. Electrode. Sento, come trovi le traduzioni italiane delle mosse? Non sempre mi sembrano azzeccate. Delle carte? Non ne ho la più pallida idea. Non conosco le carte originali che mosse abbiano sopra in inglese. Se invece parli del videogioco, in realtà quasi sempre, secondo me, sono on point. Quasi sempre. Però se mi fai un esempio, ti so dire. Butto via. Butto via tutto, ragazzi. Codicinus. Codicinus totalus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 più le due di Chiara sono 9. Sto facendo un conto, non ci devo mettere più di 2 minuti a bustina, se no non le apriamo tutte. Ok, allora, speedrun delle bustine. 4. Allora, energia acqua. Metapod. Sì, sdoppiatore potrebbero correggerlo arrivati al 2021. Però vabbè, ormai ci siamo abituati. Double Edge sdoppiatore. Che carino. Sembra un nemico catturato dalle bolle dei draghetti di Bubble Bobble. Completamente tondo e che galleggia nell'aria, immerso peraltro in un mondo alla Yoshi's Island. Veramente figo. Sì. Grazie Snow della sub. Durant, che sta per venire sciolto da Itmore. Panseer, che scuote, già visto. Minun, stretching con Plasol per poi passare al punto di vista di Plasol nel quale si allenano. Baltoi. Altro Chansey tondo. Fa morire il sorriso di Chansey qui. È proprio mematico. E Granbull, che avevamo già osservato, parente di Makuhita, di
di Pancham, di Pangoro, di tutti questi Pokémon che osservano poeticamente l'orizzonte. È una bella idea in realtà, questa è una delle idee che mi piace di più di Colpo Fusione, il fatto che il minimo comune denominatore sia Pokémon che guardano l'orizzonte, chi per osservarlo, chi per attaccare, chi per semplicemente perdersi nei propri pensieri. Figo. E io ci devo mettere 2 minuti a bustina, mannaggia al cazzo, non 40. 1, 2, 3, 4, 5, ne devo aprire altre 2 e poi apre Chiara. Ce la faremo, ragazzi? Troveremo altri 2 bottini? 1, 2, 3, 4. Grumble è il Pokémon fata perché è ispirato a un cane fatato irlandese, se non mi ricordo male. Abbiamo trattato in Pokémitologia tantissimo tempo fa. Erbuio, lo scambiatore che incrocia, e il Garbodor, e il Pyuku, ma anche il Muku, lo Snorlax. Stasera glitchiamo Diamante Lucente e Perla Splendente da Intersect, proviamo il glitch di Shaymin. The Rapey, Makuida, Rookie D, Gnome e Landorus, che avevamo già trovato. Bella carta, bello lui, ma l'artwork lo abbiamo già. Io vi ricordo intanto che se volete acquistare un box di Colpo Fusione per voi o per regalarlo a qualcuno a Natale, avete durante il Black Friday e oggi per qualche ora il box appunto in sconto sul Federic Store a 149€, 50€ di sconto rispetto al prezzo di 198 normalmente richiesto appunto dallo store. Quindi ragazzi, se vi piace accattatevel, prego Moddini con il link. Codicino e poi apre Chiara, eh? Così almeno troviamo qualcosa. Erbuio, Simisagi, la Baririna. Grazie Eddie che si abbona per il 19° mese. Resab allungata con parole a caso per allungarla e far leggere tanto Saido in modo da metterlo in difficoltà, visto che è in ritardo. Scherzo, già che ci sono aggiungo qualche parola. Grazie della sub. Holucha, Clubpus, Dynamo. Nonostante siano più di 200 carte, 264, cominciamo a averle viste tutte. Shellder, Shipang, c'è del brillare. È un'altra V. C'è del brillare. Allora, prima carta in artwork 3D che non mi fa schifo. Nel senso che non è una posa plastica, ma avverto la carica del Dodrio. Qui non mi fa differenza obiettivamente averlo disegnato o averlo in 3D. È bello, vediamo il caos delle due teste laterali che si stanno dimenando a destra e a sinistra quasi come spade di un cavaliere che cercano di ferire lateralmente i nemici, mentre la testa centrale credo sia quella in carica per la gestione della traiettoria e della velocità di movimento, e capisco bene come voglia attaccare perché questo Dodrio. Molto meglio di Cinderace, ragazzi, lo stiamo martoriando questo Cinderace, però cioè guardate la differenza. Dodrio ci mostra un movimento diverso, nuovo rispetto al videogioco. Peraltro Cinderace viene ripreso in una posa che è quella signature tradizionale di palla infuocata, ma è più brutta. Cioè, palla infuocata è più bella nel gioco che così. Questa è molto meno efficace perché non si muove. Dodrio invece... cioè, questa potrebbe essere una signature move di Dodrio. Ne so, triplo colpo e tu hai la carica della testa centrale mentre le altre due beccano ai lati. E sembra proprio appunto riprendere una signature move. Tra l'altro, arrivando
al punto, Shin Megami Tensei, nei suoi più di 200 demoni, il 5, ha quasi una mossa esclusiva per demone. Ne ho viste alcune, pensate un po', nei video che spizzicavo su YouTube qualche giorno fa, perché stavo scrivendo un video su Pokémon, ma c'è anche dello Shin Megami Tensei di mezzo. E ho notato che ci sono mosse che non ho mai visto in review run, nonostante vi abbia giocato 100 ore. C'è una tipica waifuata di Atlas che ha fatto Cleopatra, e quindi c'è Cleopatra che fa il ballo sexy ma completamente oscurata come se fosse uno striptease. E sono cose che aumentano, le mosse ovviamente peculiari, l'immersione del giocatore perché si sente veramente davanti a creature uniche e esclusive. Per me, in un gioco Pokémon, non dico che tutti i Fully Evolved, ma quasi tutti i Fully Evolved dovrebbero avere una mossa esclusiva. Una mossa esclusiva animata un po' meglio. Anche perché, raga, non è che le altre mosse di Shin Megami Tensei siano incredibili. Molte sono comunque approssimative, è normale, ci sono tanti attacchi, molti meno in realtà di Pokémon, e ciò nonostante sono comunque animati in maniera basilare. Il fulmine è un fulmine, il ghiaccio è una folata di ghiaccio. Però ogni demone, cazzo, poi ha la sua animazione peculiare nella quale la sua storia vive e si esprime al 100%. Secondo me, soprattutto in virtù del Dexit, bisognerebbe concentrarsi su giochi con 300, 350, 400 Pokémon, dove hai 100 linee evolutive che si chiudono, quelle 100 linee, porca di quella puttana, devono avere 100 mosse peculiari. Poi non mi lavori sulle altre, va bene, mi fai ancora doppio calcio con l'icona che appare sull'avversario. Lo giustifico perché dico, vabbè, sti cazzi, però la mossa più potente del Pokémon, plausibilmente quella che utilizzerò di più, mi fa venire il pisellino duro, perché ho Dodrio che carica l'avversario con le teste che vanno a destra e a sinistra. Secondo me sarebbe, insomma, auspicabile. Bello Dodrio. E va chiara, ragazzi, abbiamo un quarto d'ora per finire, ma we'll get through it. Tra l'altro, dico a Chiara una cosa qui in diretta. Ieri stavo ascoltando, mentre scrivevo il video che abbiamo registrato, la musica di Shiva, di Shin Megami Tensei 5, e con grande piacere ho letto che il top rated comment è: non ho mai sentito una boss battle team migliore di questa. E mi ha fatto sorridere perché io e Chiara, quando l'abbiamo sentita la prima volta, abbiamo fatto veramente lo stesso commento, pensando: porca miseria, quanto è bella questa Battle Team. So che ormai vi spammo Shin Megami Tensei 5 dappertutto, ma vi assicuro che la Battle Team di Shiva, che non vi dico come si ottiene proprio come boss fight nel gioco, ma non è una boss fight canonica, diciamo. E ho scoperto, tra l'altro, a posteriori, che è una condizio sine qua non per il finale segreto. Quindi non lo avremmo raggiunto finendo solamente X volte il gioco, ma serviva anche Shiva. Quindi è segreta, ma in realtà ti serve per il true ending. E la theme song di Shiva è devastante, ragazzi, è bellissima. È veramente fenomenale. Ascoltatevela, o ancora meglio, giocateci. Energia erba. Musharna che se la sogna nel letto della Super 4. Itmor. Kuoko. Drillbur. Banobae. Madgippolo. Pipan. Morpeko. Fantump. E questo invece è una... Ma che figata sta carta. Ma che figata sto concept. Deoxys è contemporaneamente colpo singolo, colpo rapido e colpo fusione. Ma che figata sta carta, cazzo. Giustamente, essendo un alieno e essendo basato sul concetto di avere più forme, riesce a replicare tutti e tre i colpi. Carica fotonica. Se questo Pokémon ha delle energie colpo fusione assegnate, questo attacco infligge 80 danni in più. Questa è veramente bella. È bello il concept, è bello il fatto che abbiano giocato con il meta, cioè con l'idea di fare tre carte, tre categorie di carte diverse, unendo il meta appunto al concept di Deoxys.
una delle carte più fighe dell'espansione. Ecco, questa è una holo che vale 7 V che abbiamo provato oggi. Cioè, per me, comprarsi oggi a 149 euro il box di colpo fusione è un affare da fare più per trovare roba del genere che per Cinderace. Let's go. Let's go. No, questa non era la bustina di Chiara, era quella di prima. Perché io sono adesso... No, era la bustina di Chiara. Ah, ok, era Deoxys. Poggers. Beware. E allora Chiara ha trovato la carta più bella di oggi, secondo me. Lopunny. Pancham. Darumaga. Indeedy. Growlit. Phalanx. C'è del brillare. Stantler e... Inteleon. Allora, mi piace di più di Cinderace perché comunque è molto più dinamico, ma di Inteleon secondo me abbiamo già trovato la versione perfetta con quel VMAX cecchino. Quindi SNI, sono d'accordo, Yagara, è proprio SNI questo artwork, è ok, non mi dispiace. Carino il fatto che sembri ruotare, però meglio Dodrio. Tra i due è meglio Dodrio. Molto più aggressivo e, ripeto, molto più diverso rispetto al suo cuore nel gioco. Ragazzi, ancora 5 bustine, questa compresa. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, 5 no, 4 magari. 5 col codice. L'energia. Luxio. Merapad. Persian. Chansey. Zigzagoon. C'è del brillare, ragazzi. Clauncher. Growlit. C'è del brillare. Allora, è maccio, quindi sono contento. Questo Pokémon è brutto in culo, però. È maccio e quindi ci sono legato in maniera piuttosto, insomma, sentita. Ma Crabominevole è veramente brutto, sembra che abbia il parrucchino. È full art, ma non è fuori serie. Bellissimo, lui non ti permette. È ruvidino, c'è del ruvidino assolutamente. È credo la carta più di valore trovata oggi, insieme a quella di Camellia. Carta più di valore, però. Che Pokémon è? Non lo conoscete? È un granchio di Alola. Slivatina, per carità. Sicuramente meglio. Quindi aspetta, mi sa che sfori. Sì, sono 9. È buggato in positivo questo bottino, guardate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'altro Cinderace. Sì. Sono già a 9. Quindi siamo già oltre la buggazione. 3 bustine, raga. Eh? Sì? Ok. Vado. Dammi il cambio. Ce ne sono altre 5 però. Cioè altre 4. Hello. Metto le cuffie come se potessi sentirvi, ma così posso sentire me stessa. Allora, questa è l'ultima bustina, l'ultima di due, quindi la seconda. Cazzo, non ho colpito il tavolo. Scusate! Ciao a me. Allora, come state? Cinderace doppio che non conta. Sì, vero. Dicevo, questa è la seconda bustina di due che avevo scelto prima, quindi vediamo un po'. Qua c'è il codice. 1, 2, 3, ma anche 4. Musica da club. Abbiamo energia pugno. Energia più pugno. Energia pugno. No, energia colpo fusione. Abbiamo poi Tartonator. Uno dei Pokémon di Alola che mi è piaciuto di meno, se devo essere sincerissima. P-
più Kumuku, già visto un sacco di volte, quindi non si dice niente. Zigzagoon di Galar, che deve fare? È lì, con la lingua di fuori. Gli vogliamo bene lo stesso. Mankey, che quando ero piccola mi inquietava tantissimo, ma penso fosse una cosa abbastanza diffusa alla fin fine. Clowncher, che è un gamberetto. Che gli vuoi dire? È un gamberetto. Growlithe, che è un cane. Niente, ragazzi, io sono una persona sbagliata per commentare. No, scherzo. E poi abbiamo... No, presto. Staffel. Che carino. È tipo durante un mazzo riestivo giapponese. Molto bello. Lui mi piace un sacco. Ciao, ciao patatini. Poi c'è Yveltal. No, niente, oggi le ho scelte proprio male, le bustine, le ho scelte male, no. Motivo per il quale ho cacciato Sedonia, così le ultime le apro io, e quello che succede, succede, lo parto io, tutta quanta strategia. Ma se ormai ha già sforato dal numero di bottini del box, in realtà non è stata una scelta strategica intelligente, dovevo venire prima. Intanto, codice, vado a operare il trick... Ho perso il tocco. No, che il tocco ogni tanto si scarica. Qua non è che uno può pretendere il tocco sempre, costantemente. Che bello, Trevenant. Bisogna lasciarlo ricaricare. Ce l'ho in cooldown. Oh, abbiamo studentessa e scoperta dell'avventuriera. Sono palesemente tipo sorella minore e sorella maggiore. Deciso adesso. Minun che fa stretching. Molto carino. Baltoi che si burla delle rovine che vengono messe lì e poi non vengono commentate in lore. Corsola di Galar che patisce per l'environment. Questa cosa è molto è un messaggio molto importante lanciato durante questa generazione. Quillfish che per me rimarrà sempre di tipo roccia. È di tipo roccia? Mi sembra talmente realistico che sia di tipo roccia che ogni volta che lo dico convinta che sia il mio errore, poi ci penso e dico no, probabilmente il mio errore era un altro, probabilmente è giusto che sia di tipo roccia. Quindi continuo a pensare che sia di tipo roccia. Vulpix, Arcanine con troppo pelo, Arcanine che ha bisogno di un toilettatore. No, scherzo, che carino, molto bello. E Virizion, già visto, due cani. A me non piacciono i cani, ragazzi. Quindi trovo solo cani, perché non mi piacciono. Però continuano a non piacermi. Ci ho detto, aprirò una bustina con un cane sopra. Giustissimo. Se vera ma giusta. Boh, secondo me ci sta un sacco il tipo roccia per cui il fish. Non mi convincerete mai del contrario. Un'evoluzione di tipo roccia ci starebbe. Ma palesemente il Quillfish dai lunghi aculei che viene citato dal documento solo recentemente decifrato, presente nella biblioteca di dei remake di Diamante Lucente per la Splendente, sarà di tipo roccia. Ma su, mi ascolta, e dopo il Pokémon col codino fa il Quillfish di tipo roccia, così ho ragione io. Arbitro, qua c'è Chargeabug, poverino, non è che nominato Chargeabug. Arbitro, Excadrill, best Pokémon di Alola, cioè di Galar, Snom, culino, quanto è carino. Onix, Pokémon che boh, mi ha mai detto niente. Jigglypuff, già visto, molto bello. Durant. No, non sono i Pokémon che mi piacciono i Pokémon piccolini. Pansear, che è una scimmia, quindi già finisce il mio interesse. E Basculin, che nasconde una carta. Oh, mamma mia, guardate qua. Guardate che cosa... Che linea evolutiva drammatica, giustamente drammatica. È molto apprezzabile il fatto che il messaggio di allerta ambientale non sia stato lasciato sottinteso con questa linea evolutiva, ma sia stato ampiamente esplicitato dai loro design. Quindi kudos a chi si è inventato. Sì, ma l'ultima l'apro io. Sì, tanto ho fatto cagare oggi, vai. Sì? Mamma mia. You did schifo? No. Grazie a Ray Toko che si abbona per l'undicesimo mese, grazie mille. Sapete come far fare l'abbonamento in automatico? Così saprò come abbonarmi a qualche canale bello a differenza di questo. Devi fare il tier 1. Ah, un altro canale ovviamente. Vado ragazzi, tiro fuori. Madonna, come ho fatto? Shardato. Malissimo la busta.
Dicevo, ragazzi, vado. Pog 1, 2, 3, 4. Ragazzi, tiro fuori il Pokémon, tiro fuori Eternatus. Acqua. Un bellissimo Morgrem che non avevamo, che fa anche lui lo Shoryuken verso il cielo, spaccando la natura perché lui la odia. Guarda, Arome toglie i fiori, li sradica. Velox Ball, che oggi ci ha da Every Eye garantito la cattura di un Mesprit, turno 1. Barraschiuda, idem con patate per Arrochiuda, me. Eevee. Shelder. Carcarduedo. Pansage. Kyufant. Scambiatore incrociato, eh. Pansier, perdonatemi. Dai. Bene, ma non benissimo. Questo Gudra non è brutto. Questo Gudra non è brutto. Sinceramente non mi dispiace. E chiude una sbustata che ha più bottini del necessario, ma in cuor mio non del tutto soddisfacente. Bello Gudra, ma secondo me va peggiorando questa linea, non in senso estetico totale, ma nelle carte di questa espansione sì. Gumi è quello che mi piaceva di più. E ragazzi, il bottino di oggi è il seguente: Dodrio, Cinderace, Crabominable, Voltand, Greedent, Rillaboom, Cinderace un'altra volta, Leggiadria di Camellia e Inteleon che va slibato. Ragazzi, questa era la seconda run con colpo fusione. Non siamo stati fortunati, secondo me, particolarmente stavolta. Ci abbiamo sicuramente fatto indietro, insomma, il prezzo del box di 149 euro, oggi scontato. Però le carte che ci ho trovato dentro non mi hanno fatto impazzire, lo avete visto. Signori, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che stasera, ore 21:30, siamo in live su questo canale per glitchare Shaymin. Si va out of bounds, nell'abisso più assoluto, a catturare il Pokémon di Giardin Fiorito. E se ci si riesce, Poggers, se si perde il salvataggio, mi metto a piangere. Ciao! Yeah.